Giovanni Guidetti, tecnico del VakıfBank, che è impegnato a Piacenza. Tu stai seguendo il campionato italiano dall'estero ormai da qualche anno. Qual è secondo te il livello del campionato italiano se paragonato a quelli, a gli altri campionati europei, in particolare alla Champions League? Vabbè, intanto penso che quest'anno il campionato italiano sia decisamente cresciuto di livello. Ci sono, secondo me, 4, 5, 6 squadre che sono squadre molto, molto forti, ben organizzate, con ottime giocatrici, sia italiane che non. È un campionato, secondo me, che lo vedo assolutamente in crescita. E secondo me la grande differenza che rimane fra il campionato italiano e gli altri, un campionato come quello turco, per esempio, è che forse in Italia non c'è un'eccellenza come può avere, no? Come possono essere le prime 3-4 squadre turche, però quello che sta alla base è più forte di quello che sta alla base in Turchia, no? In teoria. Quindi ci sono le prime, per esempio, in Turchia le prime 3-4 squadre che hanno un budget da 5, 6, 7 milioni di euro, e le altre invece dall'ottavo al dodicesimo che hanno un budget intorno al milione di euro, 500, 600, 800. In Italia è molto più livellato, quindi non hai, secondo me, il budget da 6 milioni di euro, ma non hai neanche il budget da 500 mila euro, hai un budget che sta nel medio. Questo vuol dire che c'è un livello medio più alto. È un livello e l'eccellenza che è un pochino più debole. La differenza secondo te sta solo nell'aspetto economico oppure c'è anche qualcos'altro? No, vabbè, è chiaro che l'aspetto economico è quello che ti porta i migliori giocatori, i migliori allenatori, la migliore organizzazione, i migliori viaggi, le migliori strutture. Quindi è tutto un discorso molto legato. E purtroppo per fortuna, quindi è chiaro che le giocatrici migliori, gli allenatori migliori vanno dove c'è un mercato migliore. Quindi questo è fuori discussione. Ma questo non toglie niente al livello che c'è in Italia, quindi l'Italia tecnicamente è una realtà molto molto forte, quindi i tecnici che sono in Italia sono tecnici riconosciuti in tutto il mondo e le giocatrici italiane hanno fatto un gran mondiale, comunque sono di un livello tecnico molto alto, quindi questa secondo me è la grande base, la grande forza dell'Italia. Venire a giocare in Italia dura per tutti sempre, quindi indipendentemente dal budget della squadra, perché si sa che si gioca contro una squadra ben organizzata, ben strutturata, ben preparata e quindi non è mai facile. Hai parlato del Mondiale, la nazionale si è comportata molto bene, con i club invece c'è qualche problema in più, nel senso che almeno in Champions League i club italiani partono in seconda fila. Sì, no, come ti dicevo, è semplicemente una questione di budget, quindi quando un club italiano che ha un budget da 1,5 milioni, 2 milioni, chi ha un buon budget deve giocare contro squadre che hanno un budget da 5, 6, 7 milioni, quindi diventa assolutamente dura, quindi è chiaro che fanno più fatica, su questo non c'è discussione, questa è la differenza principale. Però è chiaro che poi dopo riescono a sopperire con capacità tecniche, con capacità tattiche, con comunque talenti, con anche la ricerca di giocatrici giovani interessanti, questo che riesce a far sempre mantenere l'Italia su buonissimi livelli. Ecco, questa è la strada appunto che l'Italia dovrebbe seguire nel momento in cui economicamente ha qualche problema, cioè puntare sulle giovani, puntare sull'aspetto tecnico. Assolutamente sì, penso che la grande risorsa dell'Italia sia una risorsa tecnica, quindi siccome in Italia le società devono puntare assolutamente sugli allenatori prima di tutto, quindi su una valutazione dell'allenatore, che l'allenatore bravo è quello che ti riesce a far giocare la squadra anche senza un grande budget, anche senza comprare giocatrici già affermate, è quello che ti permette di far crescere anche giocatrici che non sono di altissimo livello, quindi secondo me l'investimento tecnico che deve fare l'Italia è una cosa, potrebbe essere ed è comunque la strada che stanno seguendo. È possibile fare una previsione sul momento in cui l'Italia tornerà a essere fra le primissime nazioni a livello di club? Ah, no, non lo so, questo è difficile, quindi dipende molto ovviamente dal budget, dall'aspetto economico, quindi, ma secondo me non vanno molto lontano. Non mi stupirei per esempio se quest'anno una squadra italiana arrivasse in Final Four, nel senso che sai che ci sono di grandi squadre, non è che in Turchia ci sono due o tre buone squadre, in Russia ce n'è uno o due. E dopo poi siamo lì, quindi dipendono anche dagli scontri diretti. Ripeto, non mi stupirebbe se nella Final Four quest'anno ci fosse una squadra italiana. Per quanto riguarda voi, l'obiettivo è arrivare fino in fondo dappertutto. No, il nostro obiettivo è sempre quello. Noi proviamo ad arrivare in finale in tutte le manifestazioni che giochiamo, proviamo a vincerle tutte, poi è chiaro, sappiamo che non si può sempre vincere, però è chiaro che con una squadra come questa non si può puntare al secondo posto, quindi dobbiamo puntare a vincere tutte, sono anche le altre squadre molto forti, però siamo pronti a tutti.